Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia locale di Jesolo ha individuato in poche ore i presunti autori di due furti gravati ai danni di veicoli in sosta verificatisi nella zona di Jesolo Lido. Gli agenti si sono messi sulle tracce di un'utilitaria segnalata a girarsi in modo sospetto in prossimità dei luoghi in cui erano stati commessi i reati, individuandola nella zona Lido Ovest. A bordo vi erano tre uomini di nazionalità italiana con pregiudizi di polizia specifici per reati contro il patrimonio. A seguito di perquisizione, gli agenti hanno trovato arnesi da scasso, carte di credito, denaro e merce riconducibile ai furti segnalati dalla cittadinanza. I tre sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Ancora cronaca. Da una parte l'impossibilità di muovere la sua vettura, una Citroën, dall'altra la necessità di andare da Mestre a Villorba per sostituire l'airbag difettoso. La questione del sistema di gonfiaggio tacata che sta costringendo migliaia di automobilisti in tutto il mondo a portare dal riparatore autorizzato la propria macchina sta scaturendo situazioni limite, come riferisce Adico, associazione a difesa dei consumatori, al limite del grottesco. È il caso, per esempio, di un'impiegata mestrina che si è rivolta alla stessa Adico per chiedere assistenza nell'ambito di questa delicatissima questione. Nei prossimi giorni, commenta Carlo Garofolini, presidente Adico, tramite il nostro sito internet comunicheremo le eventuali attività promosse dal nostro ufficio legale per assistere i tantissimi automobilisti coinvolti. Parliamo di sanità. I servizi igiene degli alimenti e della nutrizione, SIAN dell'ULS 3, in accordo con il servizio infanzia, adolescenza e famiglia del Veneziano, ha attivato percorsi nutrizionali di gruppo per rivolti alle donne in sovrappeso prima della gravidanza o con abitudini alimentari non adeguate e prevedono due incontri a distanza in modalità webinar, durante i quali verranno affrontate le tematiche di nutrizione equilibrata e di sani stili di vita e saranno anche approfonditi consigli specifici per le donne in gravidanza. I gruppi sono aperti a una decina di partecipanti e sono tenuti da professionisti sanitari dell'unità igiene della nutrizione. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ed ora il meteo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido da oggi fino alle ore 14 di domenica 26 maggio. Tra questa sera venerdì 24 e sabato 25 è previsto tempo a tratti instabile, con possibili rovesci temporali da locali a sparsi, più probabili tra il pomeriggio sera di oggi e la prima parte di sabato e sulle zone centro-occidentali, non esclusi locali fenomeni intensi come forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio sera di domani, sabato, e soprattutto nella giornata di domenica, tempo più stabile, con probabilità di precipitazioni in generale diminuzione. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.